Fausto Brizzi, la notte prima degli esami, il regista italiano è Fausto Brizzi, la notte prima degli esami, che facciamo qua? Se ne parla sul Fatto Quotidiano, il grande regista Fausto Brizzi, la notte prima degli esami, anche lui adesso viene trascinato nello scandalo Sexygate, Watergate, Sexygate, scandalo internazionale, e ne parla il Fatto Quotidiano. Ecco qua, Fausto Brizzi, il regista accusato di molestie da alcune attrici. Lui replica: mai rapporti non consenzienti. Ma la notizia interessante è che nell'articolo si cita Fiorenza Sarzanini, che sul Corriere della Sera ha scritto che il reato di violenza sessuale è perseguibile soltanto su denuncia della presunta vittima e dentro 6 mesi dal fatto. Ripeto, il Fatto Quotidiano riporta l'articolo, l'articolo è sul Fatto Quotidiano, d'accordo? E Fatto Quotidiano 11 novembre 2017. In questo articolo si riporta quanto ha scritto la giornalista Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Ricorda Fiorenza Sarzanini che, aperte le virgolette, il reato di violenza sessuale è perseguibile soltanto su denuncia della presunta vittima e entro 6 mesi dal fatto. E allora, entro 6 mesi dal fatto, violenza sessuale, ci vuole la denuncia di chi ha subito la violenza sessuale, la denuncia va presentata entro 6 mesi dal fatto, entro 6 mesi dalla violenza subita. E io non sono un giurista, io riporto ciò che è scritto. Se l'ha scritto Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, sarà vero. E allora come la mettiamo con questo, tra virgolette, intrigo internazionale, questo Sexygate internazionale? La violenza sessuale va denunciata entro 6 mesi dal fatto, ma qua si parla di violenze sessuali che sono state perpetrate 20 anni, 30 anni fa. Come la mettiamo? E qua ci dovrebbe intervenire qualche avvocato, qualche giurista, ok cari amici? Beh, dai, gli diamo il nome di Sexygate a questa vicenda, Sexygate. E io, cari amici, sono questo qua, questa è la mia storia della filosofia e questo è il mio pamphlet antropologico, che nella sua bella versione in lingua inglese ora sta in tutto il mondo. Ok cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.